E allora buongiorno, ben ritrovati all'aria che tira estate. Matteo Salvini incassa il decreto sicurezza bis con una maggioranza anche importante, 160 voti a favore, eppure continua ad attaccare il Movimento 5 Stelle. E allora, Manlio Di Stefano, ben ritrovato, sottosegretario agli esteri, è uno dei più importanti dirigenti del Movimento 5 Stelle. Tanti giornali oggi si domandano fino a quanto durerà la pazienza del Movimento 5 Stelle. Le elenco alcune degli schiaffoni che vi ha assestato Matteo Salvini nelle ultime ore. Toninelli non è all'altezza di fare il ministro delle infrastrutture. Ha attaccato il ministro Costa per quel che riguarda la Terra dei Fuochi e pochi minuti fa si è scoperto che al tavolo con le parti sociali al Viminale c'è ancora una volta presente Armando Siri, che voi avevate cacciato dal governo. Qui la questione è molto semplice. C'è un governo che va nei numeri, lei nell'apertura ha detto una cosa importante, quello che conta in politica poi sono i voti. È un governo che va avanti di provvedimenti del Movimento 5 Stelle e che vede in una parte del governo, quella leghista, secondo me un po' di difficoltà in questo momento, legata anche alle vicende giudiziarie e alla questione russa. E quindi probabilmente questo manifesta in Salvini un po' di nervosismo che ovviamente sfoga, come si dice a Roma, buttandola in caciara, cioè cambiando argomento quotidianamente, attaccando il Movimento 5 Stelle. Io sono felice quando attacca i nostri ministri, perché vuol dire che i nostri ministri lavorano, quindi c'è qualcosa su cui criticarli anche, perché poi non tutto è giusto e non tutto è sbagliato. Sarebbe bello per me anche poter criticare il lavoro dei ministri leghisti, ma non ci riesco perché non so cosa abbiano fatto fino ad oggi in quest'anno. Quindi devo dire sinceramente che credo che questa strategia della tensione, Salvini sappia benissimo che è finalizzata soltanto a non parlare di alcuni argomenti, e mi viene da dire quasi cinicamente che finché questo è il problema il governo andrà avanti, perché riusciamo comunque a fare le cose, perché poi, come diceva lei in apertura, in aula i voti ci sono, e ci sono perché siamo d'accordo, perché in questo provvedimento sicurezza bis, ad esempio, c'è la norma per il sequestro delle navi che violano la legge, diciamo, secondo il mandato italiano, e quella è una norma introdotta dal Movimento 5 Stelle, quindi è ovvio che avremmo votato a favore, ma Salvini sa benissimo che i numeri non mancano solo se loro si sfidano, ma anche se ci sfidiamo noi. Di conseguenza è una situazione che dobbiamo gestire entrambi in modo oculato. Allora, Mario Lavia, bentornato all'Aria che tira estate, giornalista di Democratica, sito di informazione del Partito Democratico. Io faccio un po' fatica a capire perché, da una parte, abbiamo adesso sentito Manlio Di Stefano che dice: io sono contento che ci attacchino i nostri ministri, quelli della Lega, perché significa che lavorano, invece sono i ministri leghisti che non fanno nulla. Però il messaggio che passa è che è l'accusa di Salvini, che dice: sono i 5 Stelle che paralizzano il paese, paralizzano il governo. Insomma, come si fa a governare se, diciamo, i due alleati continuano ad accusarsi di non fare nulla? Ma la verità è che, secondo me, l'esperimento giallo-verde è un esperimento già fallito, consumato, anche se il governo sta in piedi per una ragione di convenienza, perché nessuno dei due partiti, tantomeno 5 Stelle, che ha avuto tanti parlamentari alle ultime elezioni, può sperare di riportarli nella prossima legislatura. Il Movimento 5 Stelle è un partito che ha perso tantissimo in un anno, lo dicono i risultati delle europee. I sondaggi, c'è qualche sondaggio che dà il Movimento 5 Stelle sotto il 15%, aveva il 32%. Cioè è un partito in grandissima difficoltà, ed è in questa difficoltà di 5 Stelle, in questa crisi di 5 Stelle, che secondo me sta la radice vera della crisi sempre immanente del governo, perché c'è uno squilibrio. La Lega ha mangiato 5 Stelle. Chi è d'accordo con i provvedimenti della Lega vota la Lega, chi viceversa non è d'accordo con i provvedimenti della Lega guarda ormai da un'altra parte, ma non guarda 5 Stelle che vota quei provvedimenti. Quindi questa contraddizione prima o poi è destinata a esplodere. Adesso non si va a votare adesso, si andrà a votare in primavera, è quello che prevedono tutti. Di fatto è iniziata una lunga campagna elettorale con un Movimento 5 Stelle in grande difficoltà. Allora, Stefano Zurlo, ben ritrovato, inviato del giornale, ma anche scrittore in libreria, il suo quattro colpi per Togliatti, Antonio Pallante e l'attentato che sconvolse l'Italia. Ben ritrovato Stefano. Mario Lavia parla di questa crisi immanente nel governo. Noi raccontiamo da settimane, oramai da mesi, i continui litigi tra Lega e Movimento 5 Stelle, però poi alla prova dei fatti
i provvedimenti passano. Questo perché c'è troppa paura di andare a votare da parte del Movimento 5 Stelle, o perché forse Salvini ha capito che al di là di tutti gli strepiti il miglior alleato con cui governare sono il Movimento 5 Stelle? Beh, questo intanto, se dovessi dirlo con una battuta, è un governo balneare che si vanta di essere un governo balneare, viste le esibizioni in spiaggia di Salvini. E quindi, sai, dobbiamo prendere le misure a qualcosa di vecchio ma che è nuovo. Abbiamo detto infinite volte che questo è un governo che fa contemporaneamente governo e opposizione, opposizione a se stesso. Allora io volevo rovesciare un concetto per rispondere alla tua domanda, che è quello che diceva in apertura di Stefano, vale a dire, sì, saranno anche i ministri grillini che lavorano, però mi sembra che Salvini stia portando a casa una serie di misure, di risultati che sono molto importanti per lui. Lasciamo perdere se fanno bene o no al Paese. Il decreto sicurezza bis, pur con le iniezioni, con le aggiunte di cui si parlava prima, matrice 5 Stelle, però è come dire, e l'esprit della filosofia salviniana, e idem il discorso che si trascina come una soap domani, tra oggi e domani, domani c'è un'altra puntata sulla TAV, mi pare che Salvini alla fine abbia portato a casa il risultato e Toninelli se la sia cavata con il bizantinismo del non firmo io la ripresa, diciamo, dei lavori, lo semplifico al massimo il concetto, ma l'ha fatta firmare a un dirigente del suo ministero. Allora cosa succede? C'è questa contraddizione di fondo che abbiamo detto infinite volte. Da una parte si litiga, dall'altra si va avanti. Ma come si va avanti? Io credo che ci sia l'interesse di Salvini, che continua a capitalizzare, a guadagnare voti, almeno nei sondaggi, mentre l'alleato si sta consumando e si sta anche dividendo al proprio interno. Il problema di Salvini è quando staccare. Il problema dei 5 Stelle è resistere finché è possibile. È una contraddizione, si va avanti, è vero che noi continuando a dire che questo governo cade gli allunghiamo la vita, però insomma prima o poi esploderà, ma è anche vero, e ho finito, che le polemiche di cui si parlava prima, cioè un Salvini disorientato, in crisi, la vicenda del chiamiamolo dell'oro di Mosca, per usare parole vecchie degli anni 50 in linea con Pallante quell'epoca, la vicenda Siri di cui pure abbiamo parlato e che torna d'attualità anche in queste ore, la vicenda Rixi, eccetera, tutto quello che è successo, sì, ci abbiamo ragionato molto sui giornali, ci abbiamo costruito servizi, ma mi sembra più un ragionamento nostro che non dell'opinione pubblica, che continua in realtà ad andare dietro ai a Salvini, alla Lega, scusate. E mi sembra che quindi alla fine tutto questo disorientamento sia più nelle redazioni dei giornali che non nella realtà. Saluto Carlo Fidanza, uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, partito per il quale è stato prima deputato ed oggi nuovamente eurodeputato. Prima di dare la parola a Fidanza, però, vediamo il racconto della lunga giornata di ieri che ha raccontato per noi Pepe Ferrante. Senatori favorevoli 160, senatori contrari 57, senatori astenuti 21, il Senato approva. Mi piace che questa giornata cada il 5 di agosto, che perché è stato a Međugorje rappresenta il compleanno della Vergine Maria. Con un voto in meno della maggioranza assoluta di 161 senatori, ma sufficiente dati gli assenti al voto, Matteo Salvini incassa il decreto sicurezza bis e ringrazia la Vergine Maria, ma anche i senatori di Forza Italia. Gasparri presente, non votante. In una giornata che ha rappresentato un travaglio per i soci di governo a 5 Stelle. Gli applausi ironici del PD sono all'indirizzo dei pentastellati, sotto i riflettori i dissidenti, contrari al provvedimento leghista, che minacciano il voto contrario in aula, chiamati alla rivolta anche dagli epurati del movimento. E se non studiamo il provvedimento e ci rimettiamo al volere di uno, non stiamo facendo il nostro dovere. Faccio appello alla coscienza dei colleghi affinché votino con coraggio, che non hanno avuto finora. E anche fuori dai palazzi, la piazza riunitasi per contestare il decreto punta il dito contro i pentastellati. A Calarino
preparare le carte, pensa Alberto Airola. Passi il provvedimento, meglio il decreto sicurezza che un Salvini da solo al governo. La politica è sangue e merda. Vi dirò perché ho cambiato idea sul voto a questo DL sicurezza. Non è l'anticristo dei decreti. È una manifestazione di forza del nostro contraente, la Lega. E con lei, vi dico la semplice verità, non possiamo permetterci di dividerci. Gli altri dissidenti pentastellati disertano l'aula e si appellano ai social per denunciare l'alleato. Basta alla strafottenza di Salvini, scrive Mantero, ma il leader leghista a rimetterlo in riga. Posso solo dire che sono stanco degli insulti che mi arrivano da mesi, non dalle opposizioni, ma dagli alleati. E la settimana politica è solo all'inizio. Domani sono previsti i voti sulle mozioni TAV e oggi ci sarà il Consiglio dei Ministri e vedremo se i grillini riusciranno a segnare un punto a loro favore. Allora, fidanza, riparto da lei. Tra poco ci collegheremo con la sua leader, Giorgia Meloni, la quale in un'intervista stamattina sul Messaggero dice bene il decreto sicurezza, anche se noi ci siamo astenuti per questioni in realtà squisitamente politiche, ora però la Lega stacchi la spina. Ma come ci si fa a augurare che la Lega stacchi la spina se riesce a portare avanti i propri provvedimenti con il Movimento 5 Stelle senza avere a quel punto concorrenza a destra, che è quella che potreste rappresentare voi se foste i nuovi alleati? Ma no, noi in realtà riteniamo che questo governo abbia esaurito la sua corsa, perché in realtà al di là del decreto sicurezza bis, che se fossero stati accolti molti dei suggerimenti di Fratelli d'Italia in occasione del primo decreto sicurezza non sarebbe nemmeno stato necessario, perché non sarebbe servito il bis, sarebbe bastato il primo. Al di là di questo, poi in realtà c'è un blocco complessivo delle attività del governo, c'è l'incapacità di dare risposte al Paese. Tra poco nel collegamento vedremo la nostra manifestazione di oggi davanti al Mise, proprio per sollecitare il governo a intervenire su centinaia di tavoli di crisi aziendali aperte, e ne parleremo tra poco, ma su tutto il resto, in particolar modo in previsione di una manovra economica molto difficile, è chiaro che due forze politiche di questo genere, con un balletto costante a cui abbiamo assistito anche questa mattina nelle parole di Stefano poco fa, non si può più andare avanti. Onestamente è un balletto pietoso che impedisce a questo governo di dare risposte concrete al Paese. Noi ci chiediamo che cosa aspetti l'amico Matteo Salvini a staccare la spina e a fare un governo con forze politiche compatibili con la sua, che sui grandi temi riescono a fare delle cose sensate insieme, quello che oggi non si riesce più a fare con i 5 Stelle. Adesso si porta a casa il decreto sicurezza, quando si dovranno trovare i miliardi per togliere le clausole di salvaguardia e evitare l'aumento dell'IVA, per abbassare le tasse facendo la flat tax, dove si troveranno, come si farà con un governo in queste condizioni? Allora, ci arriviamo tra poco a parlare di economia e tra poco entreremo anche nel merito del decreto sicurezza bis. Però Di Stefano, ricollegandomi anche alle considerazioni fatte da Zurlo, le voglio domandare questo. Stamattina Di Maio in un post dice: noi in 24 ore abbiamo fatto tanti provvedimenti, però l'impressione è che l'opinione pubblica percepisca che i veri risultati li porti a casa Salvini. Non è che rischiate di finire nella stessa maledizione di Renzi, che alla fine disse: abbiamo fatto tante cose ma non siamo stati in grado di comunicarle? Intanto vi faccio fare una battuta: Renzi le faceva negative, quindi è meglio che non le comunicasse all'epoca. Perché siamo in questo tritacarne? Perché siamo in studio da 16 minuti e abbiamo soltanto parlato di Salvini. Io non voglio dare la responsabilità né alla stampa né a nessuno, dico soltanto che il meccanismo mediatico, dove facciamo parte noi attivamente, noi politici... Ma no, scusi Stefano, non è vero. No, un attimo, parlando... dove facciamo parte? Se non ho finito di parlare, come fa a dire non è vero? Mi scusi. Un momento, Mario. Se il meccanismo mediatico di cui noi facciamo parte alimentandolo, sto dicendo... Stiamo parlando anche di 5 Stelle. Se mi fa parlare un attimo, se il meccanismo mediatico del quale noi facciamo parte alimentandolo... ha bisogno, perché ne ha bisogno in termini anche di vendite, di appeal, di parlare sempre del caso più discusso e più controverso, e quindi l'ostilità tra noi e la Lega, e quindi Salvini, la sicurezza, e quindi la Madonna di Medjugorje e quant'altro. È normale che non si può parlare mai del fatto che ieri abbiamo approvato il fondo per l'innovazione, che con 2 miliardi di euro farà partire tantissime start-up in Italia, oppure che oggi salviamo i lavoratori Whirlpool e i Rider, cioè quelli che portano i panini a casa sulle consegne, facendo un decreto apposta
per loro, oppure che la disoccupazione è al minimo storico dal 2012 e l'occupazione al massimo dal 77. Questi sono fatti concreti. Poi è chiaro che, ripeto, se tu da ministro dell'interno vai a ballare al papete, gli italiani preferiscono in estate specialmente parlare di te che balli al papete. Questo mi sembra evidente. Allora, Stefano Zurlo, è colpa nostra che ci appassioniamo troppo noi, i balli di Matteo Salvini al papete o ai suoi richiami alla Madonna di Medjugorje e non riusciamo a raccontare con precisione quanto fa il Movimento 5 Stelle? Lo fa il governo. Bisogna chiedere a Di Stefano se va anche lui al papete adesso a Ferragosto e vediamo cosa succede. Però al di là del meccanismo mediatico, quello che signora è, cioè quello che lui non ci ha detto adesso Di Stefano è che le questioni più squisitamente politiche che danno un indirizzo politico al governo sono quelle in cui si vede l'imprinting di Salvini, appunto il decreto sicurezza, appunto la TAV, il sicurezza bis e altre scelte che sono state fatte. Solo quello. Il fatto che si lavori, nessuno nega che il governo stia facendo dei decreti, anche se vediamo i numeri sono più bassi di quelli di altri governi, ma non mi interessa adesso innescare un'altra ulteriore polemica che tra l'altro è molto, come dire, potrebbe essere anche evanescente perché poi i numeri dicono una parte della realtà, il numero delle leggi che si approva ma non tutto, però è chiaro che se fai un decreto per quelli che vanno in bicicletta a portare i panini o attivi 2 miliardi sono misure importanti ma che hanno un'importanza, come dire, non risolutiva, non determinante, non decisiva rispetto ai grandi temi che calamitano l'opinione pubblica. Cioè è chiaro che, è chiaro che la vicenda dell'Ilva che si trascina da tempo infinito e su cui si è creato un pastrocchio, fa capire che forse i 5 Stelle hanno qualche problema nell'individuare una linea politica e naturalmente questo poi arriva all'opinione pubblica come confusione, come vado di qua, vado di là, cosa faccio, salvo Taranto, non salvo Taranto, in che direzione vado. E idem sulla TAV con questo gioco bizantino incredibile in cui si fa una mozione contro il governo di cui si fa parte, di cui addirittura si ha il ministero che non firma ma che manda avanti i lavori. Poi Di Stefano può dirci che stanno lavorando molto, però mi sembra un po' un giochino di chi è entrato in un labirinto ed è prigioniero delle proprie contraddizioni, mentre Salvini da fuori del labirinto va sparato dove deve andare. Allora, questa è la realtà di oggi. Allora, provo a raccontarla in una maniera diversa, perché molto spesso è anche la realtà che si impone sulla narrazione che possiamo fare noi giornalisti. Ieri è stato approvato il decreto sicurezza e oggi ci sono già due episodi molto diversi tra loro che possono misurarne l'efficacia. Da una parte a Bologna viene sgomberato un centro sociale e dall'altro c'è una nave in mezzo al mare con 121 migranti a bordo, la Open Arms, che punta diretta verso le nostre coste. Noi abbiamo raccolto un videomessaggio della comandante, della capo missione, con che ascoltiamo. Tra le giornate dell'1 e il 2 d'agosto abbiamo fatto il salvataggio di due imbarcazioni in pericolo, con due gemellini piccoli e due bambini. Un giorno dopo abbiamo fatto l'evacuazione di due donne incinta, Jennifer, Marie e anche la sorella di Marie. Marie hanno sofferto gravi torture in Libia, tanto emozionale come fisiche. Abbiamo bisogno, è urgente, un porto sicuro a tutta questa gente che è l'obbligo legale sotto il cui noi lavoriamo. Allora, Mario Lavia, riparto da te. Tanti hanno contestato la disumanità del decreto sicurezza bis che impedisce a chi salva le persone di poterle portare al sicuro. Però lo spettacolo che abbiamo visto ieri da parte dell'opposizione è stata quella di o evocare Benito Mussolini e gli antichi discorsi degli anni venti o indossare delle magliette. Non rischia di essere anche solo un semplice ruolo di testimonianza quello delle opposizioni? Rischia di essere un ruolo di semplice testimonianza, è vero. Perché di fronte c'è una maggioranza che su una questione, per esempio, come quella dell'immigrazione, purtroppo dal punto di vista dell'opposizione, secondo me dal punto di vista dei valori, della civiltà, purtroppo è compatta. Perché è vero che 5 Stelle appoggia tutto quello che fa la Lega, soprattutto perché ha il terrore di tornare a votare. Stavamo parlando della crisi 5 Stelle di Stefano, non stavamo parlando solamente di Salvini. Ma è anche vero che su un tema così importante come l'immigrazione, Salvini e Di Maio la pensano allo stesso modo. Cioè hanno la stessa logica di ostacolare l'assistenza in mare ai profughi che cercano di sbarcare. Quello che abbiamo visto tante volte. Quando in aula 5 Stelle salva il ministro Salvini da un processo in relazione alla vicenda della nave Diciotti, quella è l'esemplificazione plastica
del fatto. Uno, che sono, diciamo, quelli che reggono la scala di Salvini. Due, che sono d'accordo nel merito. Cioè fare questa cosa che 5 Stelle sono quelli suadison, diciamo, fra virgolette, di sinistra e la Lega di destra, è una cosa che non sta in piedi, sono in realtà due facce della medesima medaglia. Allora, di Stefano. Scusate. E poi sì. Fidanza, €1.000.000 di multa per chi porta in Italia migranti salvati, confisca delle navi, lei lo rivendicava, al di là delle valutazioni morali, no, disumano, non è, disumano, scusi, diciamo, non è contrario agli accordi internazionali e alle leggi universali, no, del mare. Raccontiamo le cose nel modo giusto, non c'è €1.000.000 di multa per chi salva i migranti e li porta a terra, è per chi, accompagnato poi dalla Guardia Costiera italiana, ne viola le leggi. Perché la questione di Carola Rackete, famosissima, è una questione esemplare. Noi non potremo mai essere d'accordo con chi forza gli ordini della Guardia Costiera, sperona una barca della Guardia Costiera e attracca lo stesso. Quello è illegale, semplicemente. Poi noi stiamo cercando, e i dati lo dicono, di evitare che, come succedeva, come è sempre successo, perché il Partito Democratico, qui rappresentato dal giornalista di Democratica, all'epoca di Minniti, all'epoca, non mi ricordo, mi Mario scusi, Mario Lavia, si chiama Mario Lavia, è un giornalista. Vabbè, giornalista non è amico offensivo. No, grazie. All'epoca, grazie. All'epoca di Minniti, semplicemente quello che non ci raccontava è che con gli accordi fatti con i libici li lasciano morire direttamente in Libia, anziché andare in mare. Noi stiamo avviando, mentre pretendiamo il rispetto dalle ONG e lo otteniamo per legge ora, stiamo avviando la più grande campagna di vie legali di accesso, grazie al lavoro della nostra cooperazione e del nostro viceministro del Movimento 5 Stelle, Emanuela Del Re, per far sì che chi ha diritto a venire venga con un volo e non venga con le navi della morte. Lo faceva già il governo precedente. Però con numeri bassissimi. Però con numeri bassissimi. Come stanno, lo facevano già Gentiloni in parte. No, ma lo fanno tutti i paesi anche, ma con numeri che cambiano ovviamente. I numeri che stiamo cercando di avere noi sono numeri congrui al fatto che soltanto nell'ultima settimana 150.000 famiglie soltanto a Tripoli sono dovute evacuare. Cioè, c'è questo in Libia in questo momento. Allora bisogna, come dice anche Salvini, bloccare in mare. Però non può bastare quello, perché io sono d'accordo quando si parla dei valori. E per me tra i valori c'è non fare morire la gente. Per non farla morire però non la metti in mano a gente come Carola Rackete, la metti in mano allo Stato, alle istituzioni che le portano in salvo. Allora, Fidanza, si ragionava sulla possibilità che questo provvedimento possa violare le norme internazionali, ma al di là di questo oggi alcuni giornali segnalano anche i possibili dubbi di costituzionalità insiti in quel provvedimento. Ma io violazioni di norme internazionali non ne vedo, anzi, al contrario di quello che dice una certa propaganda di sinistra, la violazione avviene nel momento in cui si fanno passare per naufraghi quelli che sono in realtà clandestini che vengono trasportati da una parte all'altra del Mediterraneo, che spesso non sono naufraghi, ma vengono raccolti appositamente poche miglia dopo che sono stati lasciati da scafisti senza scrupoli, appositamente da navi delle ONG che sono lì a fare questo. In queste ore, in attesa che si svolga l'ennesimo cinema della Open Arms, abbiamo di nuovo la Alan Kurdi che è tornata dopo aver scaricato a Malta a poche miglia dalla Libia a fare lo stesso lavoro, e abbiamo addirittura una nave che arriva dalla Norvegia che sta arrivando a poche miglia dalla Libia per fare lo stesso lavoro. Allora, i professionisti del traghettamento di migranti non sono tollerabili perché sono in contrasto con quello che prevede il diritto del mare, è esattamente il contrario di quello che dice la sinistra, quindi è giusto fare norme che impediscano però, questo traffico vergognoso che di fatto va ad aiutare gli scafisti. Detto questo però è anche secondo me riduttivo dire che c'è la stessa visione tra la Lega e 5 Stelle su questi temi. Noi siamo convinti che senza i 5 Stelle al governo la politica dell'immigrazione di questo governo o meglio di un governo con la Lega dentro poteva essere molto molto più dura. Paradossalmente quello che si continua a fare è ragionare, come anche ieri 5 Stelle hanno fatto votando il decreto sicurezza, sulla logica della redistribuzione dei migranti in tutti i paesi europei. Questa è una logica sbagliata che ha già fallito. O noi blocchiamo le partenze, fermiamo i barconi della morte, impediamo ai barconi di partire e di ridistribuiamo solo i profughi veri, come si diceva, con le vie legali. Però, oppure altrimenti l'alternativa è continuare a pretendere la redistribuzione di migranti che
però lo appena detto, noi parliamo esattamente di quelli, noi parliamo esattamente degli aventi diritto, i clandestini, e quindi noi parliamo degli aventi diritto e di quelli che comunque intanto arrivano, se non c'è gli accordi di rimpatrio che li dovrebbe fare proprio Salvini, se non c'è gli accordi di rimpatrio che deve farli proprio Salvini, non li può mandare indietro. Ma il governo è unico, però, di Stefano, non abbiamo questa logica, perché sono due governi diversi. Io capisco la volontà di Fratelli d'Italia di voler andare al governo con la Lega, ma allora non mi raccontate la storiella del se ci fossimo noi con la Lega sarebbe meglio, perché il ministro deve fare gli accordi di rimpatrio, è proprio certo della Lega, di conseguenza allora, non certo dipende certo da noi. Infatti deve farli, però deve fare anche le espulsioni. Allora, sono un momento, 500.000 clandestini sul territorio. Metto un altro lui elemento sul tappeto, perché adesso Carlo Fidanza rimproverava Di Stefano di dire basta con questa storia dei due governi, delle due corni, dello stesso soggetto. Però è nei fatti e non solo per le questioni che riguardano la sicurezza. Ieri, per esempio, Conte, con uno stuolo di ministri, sottosegretari, vice ministri, ha incontrato le parti sociali per discutere di una manovra, e tra poco ne parleremo. Oggi Matteo Salvini rincontra le stesse parti sociali per discutere probabilmente di un'altra manovra. Vediamo i servizi e poi ne parliamo. Ma qual è il tavolo giusto? Questo o quello? Due. Due tavoli, una sola manovra. Almeno questa è la linea ufficiale del governo che accompagna la lunga giornata di confronti con le parti sociali a Palazzo Chigi. Il premier Conte apre l'incontro parlando di fase 2 delle politiche sul lavoro, che comporta una riduzione del cuneo fiscale. Dopo aver lavorato per mettere in sicurezza le fasce più deboli della popolazione, vogliamo invece definire in questa fase un patto per la crescita e lo sviluppo sociale. Un disegno che riesce in parte a mettere d'accordo sindacati e Confindustria. Il presidente Vincenzo Boccia prende le distanze dal salario minimo, che vorrebbe veder legato ai contratti di categoria e non imposto per legge. Toni diversi arrivano però da alcune sigle sindacali. Salario minimo come, diciamo, adeguamento rispetto a coloro che sono al di sotto. Nel frattempo, oggi prosegue la trattativa parallela di Salvini, a cui però non tutti parteciperanno. Non sarà presente il sottoscritto, cioè in questo caso in qualità di segretario generale della CGIL, perché il tavolo di trattative è qui. Qui c'è il tavolo, c'è la presidenza del Consiglio. Da Di Maio arriva la sponda su alcune misure a sostegno del lavoro femminile e l'annuncio che domani porterà in Consiglio dei Ministri anche il decreto imprese per risolvere alcune delle numerose vertenze aperte. Le promesse a cui tener fede però sono tante. I colleghi di governo leghisti infatti non hanno nessuna intenzione di cedere sulla flat tax. Contiamo di disinnescare le clausole e di abbassare la pressione fiscale con gradualità ma con decisione. E tra le parti sociali c'è chi li appoggia. Una riduzione del cuneo fiscale nell'ambito però di una più generale riforma delle aliquote IRPEF e nella prospettiva andando verso la flat tax. Insomma, la coperta è corta, le coperture per finanziare la manovra sono ancora tutte da trovare. La soluzione, scrive qualcuno, potrebbe essere il taglio delle agevolazioni fiscali, ma questa responsabilità non vuol prendersela proprio nessuno. Se rialza le tasse non scellerà. Lasciatemi andare subito al Ministero dello Sviluppo Economico, perché è collegato con noi, oltre a Luca Gentile, il nostro inviato, vedo la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Luca. Sì, Francesco, noi siamo al Ministero dello Sviluppo Economico. Tantissime volte da questo punto esatto vi abbiamo raccontato delle crisi aziendali, 200 crisi, 80 tavoli aperti qui al Mise, 900.000 lavoratori coinvolti. Ecco, ma oggi qui attorno a me non ci sono i lavoratori, non ci sono quelli della Whirlpool, della Bluetech che tante volte vi abbiamo raccontato, ma c'è un partito politico di opposizione. A fianco a me, lo dicevi, c'è Giorgia Meloni, alle mie spalle ci sono i parlamentari di Fratelli d'Italia. Oggi in tantissime piazze d'Italia Fratelli d'Italia ha organizzato dei flash mob. Chiediamo direttamente a Giorgia Meloni di spiegarci qual è il motivo di questa protesta. Ma il motivo è che vogliamo accendere i riflettori sulla inconcludenza del Ministro Di Maio, sull'inconcludenza del Ministero dello Sviluppo Economico a fronte di quasi 200 tavoli di crisi aperte. Nell'ultimo anno al Mise si sono celebrate forse 80 riunioni e neanche uno di questi problemi è stato risolto con una soluzione industriale. Quello che Di Maio si limita a fare nei pochi casi in cui si occupa di queste materie è prorogare la cassa integrazione accompagnando la gente verso il reddito di cittadinanza, che vuol dire sostanzialmente pensare che l'Italia possa essere mantenuta
mantenuta a pochi spicci e elemosina di Stato, invece di immaginare che ci debba essere una politica industriale. Questo è un governo incapace di fare qualunque tipo di politica industriale, poiché vale la pena ricordare che la crisi non va in vacanze, quindi mentre l'Italia si accinge ad andare in ferie, ci sono appunto 300.000 diretti, ma fino a 900.000 con l'indotto, lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, che stanno perdendo il posto di lavoro, che le ferie non se le possono permettere, noi siamo qui in solidarietà con questi lavoratori e per chiedere a Di Maio di concentrarsi un momento su queste materie, perché Meloni, anche buongiorno. Il decreto che viene portato stamattina in... Buongiorno. Mi permetto dicevo di farle... anche il decreto che viene portato stamattina in Consiglio dei Ministri, probabilmente perché noi arrivavamo qui e quindi diciamo c'era qualcosa che bisognava dire, mi pare che sia sostanzialmente incapace di affrontare le grandi questioni. Voglio restare con lei, Meloni, sulle politiche economiche, perché ieri abbiamo assistito, l'abbiamo visto anche nel nostro servizio, all'incontro tra le parti sociali e Conte, oggi lo fa Salvini, di fatto ci sembra di assistere a una sorta di derby sulla grande ricetta sul taglio delle tasse. Con il Conte che dice, e i 5 Stelle, riduciamo il cuneo fiscale, la Lega che dice adottiamo invece la flat tax. Lei personalmente e Fratelli d'Italia, verso quale tipo di riduzione delle tasse si sta orientando? Guardi, noi abbiamo già proposto da più di un anno l'unica soluzione che era immediatamente praticabile, che era quella di una tassa piatta al 15% su quanto dichiarato in più rispetto all'anno precedente, la cosiddetta flat tax sui redditi incrementali. Abbiamo anche fatto una proposta che, semplificando, è più assumi meno paghi, cioè una proposta di tassazione legata alla quantità di personale, di manodopera che si ha in rapporto al proprio fatturato. Per intenderci, a me della web tax al 3% non frega niente, a me di aiutare imprese che hanno pochi dipendenti e fatturati da capogiro, secondo me non è una priorità, secondo me è una priorità aiutare le imprese che hanno dei fatturati molto collegati al lavoro che danno. Noi abbiamo fatto queste proposte, ce le hanno bocciate tutte, perché guardi, a monte il problema della manovra, appunto, del rapporto Conte-Salvini, è che l'Italia della flat tax, cioè l'Italia che dice per combattere la povertà devi creare lavoro, per creare lavoro devi aiutare le imprese che sono le uniche che possono creare lavoro, e l'Italia del reddito di cittadinanza, cioè del mantenimento a metadone di Stato dei disoccupati nella loro condizione di disoccupazione, non sono compatibili. Sono due ricette diametralmente opposte e il tentativo di metterle insieme ha di fatto prodotto una politica economica ibrida e incapace di risolvere i problemi. Meloni, approfitto della sua presenza per domandarle un giudizio sul decreto sicurezza bis, perché Fratelli d'Italia ieri si è astenuta in aula, però mi pare che tanti di quelle provvedimenti e norme inserite in quel decreto in realtà incontrassero il vostro favore. Beh, più che incontrassero il nostro favore, erano già state ampiamente proposte da noi, nel senso che se ci si fosse dato retta, tanto per cambiare, poiché molte delle norme contenute nel decreto sicurezza bis erano oggetto di emendamenti che Fratelli d'Italia aveva presentato al decreto sicurezza 1, se ci avessero dato retta non ci sarebbe stato bisogno di fare un decreto sicurezza bis. È la ragione per la quale, seppur con ritardo, abbiamo sostenuto questo provvedimento, lo abbiamo votato alla Camera, ci siamo astenuti al Senato, dove il voto di fiducia ci impediva di votare a favore, perché è anche un voto sul sostegno al governo che noi non abbiamo mai dato e che non intendiamo dare, ma è una buona notizia la sua approvazione. Quando si tratta di difendere i confini italiani, di garantire sicurezza ai cittadini, i voti di Fratelli d'Italia ci sono sempre. Perché secondo lei, come lei si auspica oggi sul Messaggero, Salvini dovrebbe staccare la spina con il 5 Stelle e avviare un'esperienza di governo con voi, se poi dovesse insomma trovarsi ad avere la concorrenza a destra con Fratelli d'Italia? Non sarebbe più comodo per Salvini rimanere con i 5 Stelle? Ma guardi, non credo, perché la verità è che con noi si possono fare delle cose importanti, perché poi sulle grandi questioni fondamentali c'è una visione comune, anche se le ricette possono cambiare, chiaramente ci sono anche delle sfumature, ma c'è una compatibilità di fondo. Noi siamo di fronte all'occasione storica di dare all'Italia uno dei pochi governi con dei numeri schiaccianti, capace di durare 5 anni, di dare all'Italia stabilità, di fare con coraggio le riforme di cui c'è bisogno, un governo diciamo non politicamente corretto, che risponde al volere dei cittadini, che nasce dalle urne e che è un governo forte e coeso. Non capisco perché uno dovrebbe continuare a litigare su qualunque cavolata invece di diciamo così, accettare una sfida storica così importante. Ma in questo suo schema Meloni prevede anche il coinvolgimento degli amici di Forza Italia, o con loro l'alleanza, la coalizione non ha più senso, non è più praticabile?
Ma guardi, io da tempo ho posto dei problemi di posizionamento sul ruolo di Forza Italia, che mi pare permangano. C'erano state date delle rassicurazioni, per esempio, sul rapporto con l'Europa, sul fatto che non ci sarebbero più stati i voti di Forza Italia in un eventuale inciucio col PD europeo, e invece le cose sono andate diversamente, anche grazie a Forza Italia, che oggi abbiamo un presidente del PD alla guida del Parlamento europeo e un grande inciuccione Europatto del Nazareno, che purtroppo non darà all'Europa le risposte di cui ha bisogno. Finché permangono questi nodi, la questione secondo me è aperta, ma è un tema politico. Poi vedo che c'è un ampio dibattito all'interno di Forza Italia e qui mi fermo, perché insomma penso che prima debbano chiarirsi al loro interno. Mi permette un'ultima questione velocissima: il flash mob di oggi, l'iniziativa politica di oggi, è la crisi non va in vacanza. Ci sembra che nemmeno Salvini vada in vacanza, tanto che da domani inizierà un lungo tour per le spiagge. Le è piaciuto che nei giorni scorsi, proprio in spiaggia, Salvini da DJ abbia messo su abbia fatto ballare sulle note dell'inno Fratelli d'Italia, appunto? Ma guardi, come si sa, è dal nome che abbiamo dato al nostro movimento, per noi l'inno d'Italia è una cosa estremamente seria, direi sacra. Credo che non sia compatibile suonare l'inno in mezzo alla gente in bikini che beve e che balla ridendo. Non credo però che sia una responsabilità del ministro Salvini, che non metteva il disco, se non altro perché sappiamo che i leghisti, non sono così appassionati all'inno d'Italia, quindi escludo che sia una sua responsabilità. Allora, grazie Giorgia Meloni, speriamo di ritrovarla presto anche in studio. All'aria che ti restate, Maglio Di Stefano, ritorno da lei, perché le questioni economiche alla fine sono quelle dirimenti per la sopravvivenza o meno di un governo. Insomma, taglio del cuneo fiscale o flat tax? E soprattutto, con quali risorse andremo a bussare di nuovo alla porta e chiedere un maggiore deficit, salvo poi cambiare idea e ritornare sui nostri passi, come ha già fatto due volte Conte Tria? Ma intanto partirei da quest'ultima affermazione. Abbiamo proprio questa settimana votato in aula alla Camera dei Deputati l'assestamento di bilancio, confermando il 2,04% che avevamo messo in legge di bilancio, che significa che non abbiamo fatto nessun ripensamento, abbiamo detto una cosa e fatto quello che avevamo detto. Qua non è tanto una questione di fai la flat tax o fai l'abbassamento del cuneo fiscale. Intanto parti da quello che puoi fare con i conti che hai. Noi abbiamo proposto l'abbassamento del cuneo fiscale e trovato i 4 miliardi per abbassare il cuneo fiscale. Sento parlare tanti, non soltanto la Lega, di fare la flat tax, ma ancora, e sfido chiunque a dirmi che non è così, sul tavolo di Palazzo Chigi, quindi nelle mani del Presidente Conte, non c'è una proposta con fondi trovati per fare la flat tax pura, come qualcuno la paventa. Qui è una questione oggettivamente, tanto per cambiare, di racconto e di realtà. La realtà è che noi siamo pronti a fare l'abbassamento del cuneo fiscale e andare in una prospettiva di flat tax, perché ripartendo l'economia si possono trovare i fondi per andare verso quella direzione. Ma dire soltanto ogni giorno io voglio la flat tax, i 5 Stelle non me la fanno fare, e poi non porti una proposta, vuol dire che stai campando sulla pelle degli italiani. Poi, per dire una cosa sempre legata all'economia, rispondendo a Giorgia Meloni, che oggi è al Mise a manifestare, questo è un governo, e il lavoro del ministro Di Maio soprattutto, che ha avviato quei 200 tavoli di crisi, perché c'erano 200 crisi in corso da anni. Blue Tech, ad esempio, è una di queste che stiamo cercando di risolvere. E se questa gente oggi non è già in mezzo alla strada, è perché abbiamo ripristinato la cassa integrazione che col Jobs Act Renzi e la sinistra del sociale avevano rimosso, perché con quella legge oggi sarebbero in mezzo alla strada. Queste persone invece oggi continuano a respirare grazie al ministro Di Maio. Poi è ovvio che l'obiettivo è reindustrializzare, far ripartire l'economia e far lavorare questa gente, ci mancherebbe altro, però intanto sotto un ponte non li potevamo mettere. Ci dobbiamo fermare un momento, voglio sentire sul taglio delle tasse anche Stefano Zurlo, però prima prendiamoci un piccolissimo momento di break. A tra poco. Chiunque dirà no alla TAV stia ben attento, perché mette a rischio il governo. È proprio sul TAV che si gioca l'ultima partita del governo prima delle vacanze, con uno schema di gioco a dir poco stravagante. C'è un alleato di governo, i 5 Stelle, che presenta una mozione contro un'opera a cui lo stesso governo ha già dato l'ok. Salvini minaccia chi vuole. La mozione impegna il Parlamento. Questo significa che non ci saranno problemi dal punto di vista della tenuta del governo. Ma quale crisi di governo? Al massimo stiamo parlando della crisi di qualche partito che vota insieme al PD e a Berlusconi il progetto che regalerà a Macron 2,2 miliardi di euro. La Lega si sottrae al gioco e non presenta mozioni sui TAV e fa sapere che voterà contro il documento dell'alleato, per una volta in difesa del Premier. Non realizzare il TAV
costerebbe molto più che completarlo. Il punto è che se tutte le opposizioni si alzassero facendo mancare il numero legale, allora passerebbe la mozione dei 5 Stelle, il gruppo parlamentare più numeroso. In pratica il Senato che si pronuncia per il Notav e quindi contro il Presidente del Consiglio. C'è solo un piccolo problema, che i 5 Stelle continueranno a votare no nelle aule parlamentari, il che significa che sfiduciano il loro Presidente del Consiglio. In casa 5 Stelle si fa notare che la Lega potrebbe votare insieme ai senatori berlusconiani al PD, che hanno presentato una loro mozione in favore dell'opera. Se si decidesse ad armi pari, noi avremmo i voti per riuscire a bloccare quella opera, che è un'opera che spreca soldi. Ma potrebbero davvero bloccarla se vincessero? Il Parlamento ha un valore ed è l'unico che può tornare indietro su un'opera di questo tipo. Questa è la strada. Allora, Stefano Zurlo, secondo te il voto di domani sulla mozione del TAV rischia di mettere davvero in crisi la maggioranza, come ha minacciato Salvini, o finirà che tutti andranno in vacanza sereni e tranquilli e la vera sfida si giocherà invece sulla manovra di bilancio? Per inciso, Salvini ha detto, o avrebbe detto ai suoi interlocutori oggi a Palazzo Chigi, questo non è un tavolo parallelo a quello di ieri, non c'è nessuna sovrapposizione, anche se in realtà l'impressione è che la sovrapposizione ci sia tra due diverse idee di manovre di taglio delle tasse. Allora, la seconda che hai detto, per rispondere alla domanda, io credo che non succederà nulla, ci saranno le solite fibrillazioni, difficoltà, mosse simboliche o poco più che simboliche, che non incideranno sulla sostanza, che è che la TAV va avanti, e questo, con buona pace di Stefano, è una contraddizione, è un cuneo non fiscale, ahimè, nelle idee, nella politica dei 5 Stelle. Perché alla fine siamo lì, appunto, abbiamo visto questa successione, come la possiamo dire, surreale di dichiarazioni messe in fila di Toninelli e di Di Maio, che si arrotolano, si avvitano su una questione che loro stessi stanno mandando avanti. Poi si possono dire che la mano destra non sa quello che fa la sinistra, sto parlando sempre all'interno dei 5 Stelle, però è chiaro che questa è una contraddizione che alla fine, come dire, sgonfia, abbassa i consensi nel Paese. E questo, per passare alla seconda questione che ponevi, è un grosso problema anche rispetto alla linea economica, alla linea, diciamo così, alla visione strategica su quello che si dovrà fare. Perché, secondo me, la manovra ipotizzata dei 5 Stelle, quella sul cuneo fiscale, è molto più realistica e fa molto più i conti con i numeri, scusate il bisticcio, rispetto a quella della Lega. Però poi bisogna stare attenti al contesto generale, perché i famosi investitori internazionali, le imprese, le multinazionali, e anche la piccola impresa italiana, con questo continuo balletto, si va di qua, si va di là, si fa l'opera, non la si fa una politica di un certo tipo, ma la si cambia, beh, alla fine questa instabilità continua su qualunque questione genera incertezza, e l'incertezza allontana le imprese, allontana gli affari, allontana gli investitori. Questo è il grande problema dell'Italia di questo momento. Ce lo dicono tutti gli analisti, tutti gli osservatori, tutti gli esperti, tutti i giornalisti internazionali, ma il governo continua con questo balletto su qualunque tema. Tocca andare avanti in questo modo, con queste due cose che queste due, diciamo, visioni strategiche. Secondo me quella dei 5 Stelle è molto più realistica in questo momento, perché appunto l'importante tra l'altro dovrebbe essere ridurre qualcosa, perché qua è 30 anni che predichiamo la riduzione di qualunque tassa, ne facessero una vado io a Međugorje anche senza Salvini a ringraziare Stefano Zurlo. Una domanda flash: ma secondo te è possibile ridurre le tasse, al di là di quali, scongiurando che però si vada a aumentare l'IVA, che insomma dobbiamo trovare 26 miliardi per scongiurare l'aumento dell'IVA? I numeri sono contro non me, ma contro Di Stefano. Però è anche vero che se si va a vedere bene, anzitutto da quello che abbiamo capito, sul reddito di cittadinanza e quota 100 ci sono dei risparmi, chiamiamoli così, importanti. Poi si può sempre fare Quindi un po' di spegnere. Quindi si può fare.
Qualcosa si può, si fare. Può fare, è chiaro che tirar giù tutto è impossibile, allora, è che per quello parlavo di realismo dei chiaro. 5 Stelle per una volta. A proposito di realismo, però... di Stefano, lei crede che i vostri elettori capiranno che basta un voto ad una mozione per salvare la propria coscienza di Notav quando è il vostro stesso governo che quell'opera così contestata la porta avanti? Guardi, io ho conosciuto l'opera del TAV 13 anni fa e sono andato anche personalmente in Val di Susa a conoscere la comunità che si opponeva al TAV, i cosiddetti no TAV, che poi è un termine che identifica solo alcuni, ma sono una moltitudine in realtà. Quindi la nostra avversione a quell'opera nasce con consapevolezza di quando non eravamo neanche al governo, quindi con una realtà dei fatti di quello che quest'opera è, un'opera vecchia di 30 anni, che si farà fra 20 anni, se si farà, è totalmente inutile. Io però devo fare anche i conti, e noi al governo dobbiamo fare anche i conti, con la realtà poi della politica italiana. Allora, se c'è una cosa che accomuna Partito Democratico, Forza Italia e Lega Nord, è il cemento. Ed è evidentemente questa megalomania di fare opere inutili giusto per dire che le hanno fatte. Tra l'altro, ripeto, per me non si farà comunque il TAV, però questa è una, ne parleremo fra 10 anni magari. Questo porta noi a dover prendere atto del fatto che in Parlamento non abbiamo i numeri, nel governo quindi non abbiamo neanche il sostegno del Parlamento per bloccare l'opera, però dobbiamo necessariamente fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per bloccarla, e siccome quella è una ratifica parlamentare, il Parlamento può bloccarla. Meno di un minuto, domanda flash di Ravia, risposta flash di Stefano. La domanda è semplice, nel senso che io capisco perché è un governo di coalizione, quindi ci stanno le mediazioni, eccetera. Però qui non è una mediazione, cioè la TAV è una questione fondamentale. Movimento 5 Stelle c'è un po' nato, no? Uno dei motivi per cui è nato 5 Stelle è questa cosa della TAV, del no alla TAV. Poi il vostro Presidente del Consiglio, messo lì da voi, perché non è della Lega, Conte, vi dice no, la TAV va fatta. E no, il ministro dice che se ne deve occupare il Parlamento. E il ministro non si dimette. Conte dice io che capisco che uno dice, guarda, io devo accettare tutto. Però domani se ne occuperà il Parlamento, iniziando con una mozione che non è certo una revoca dei trattati internazionali. Saremo qui per raccontarvelo, non ci dobbiamo fermare. Grazie di Stefano, grazie Fidanza, grazie Ravia, grazie a Stefano Zurlo. Pubblicità, vi aspetto tra poco.